Noi vorremmo cercare di capire dal suo punto di vista cosa è successo con l'Europa di qui sopra, cioè questi sono giorni in cui mediaticamente si fa un gran baccano per questo grandissimo successo che avrebbe raggiunto l'Italia guidata dal Premier Giuseppe Conte in sede europea dopo mesi e mesi di trattative, ma in realtà cosa è successo? Lei ha un'opinione diversa anche perché i numeri sono diversi. Opinioni diverse che mi sono fatto leggendo i giornali stranieri. Innanzitutto, i giornali stranieri, nessuno enfatizza questa vittoria. Tutti dicono che hanno vinto, quindi bene, vuol dire che nessuno si sente un perdente, ma tutti si sentono vincitori, quindi c'è qualcosa che non funziona. Secondo punto, la cosa che mi colpisce molto è che qui l'Europa ha fatto due cose molto diverse e che sono cose che riguardano sempre questo meccanismo dell'Europa gestita dai trattati e che non ha una banca centrale. Questo vorrei, perché la banca centrale europea non è una banca centrale. Per capire cos'è una banca centrale basta vedere cosa ha fatto la Federal Reserve. Trump o non Trump, l'avrebbe fatto Trump, Biden, l'avrebbe fatto forse Clinton no, perché era troppo legato alla finanza e allora non aveva. Ma hanno mandato 6 miliardi di dollari sui conti correnti. Hanno addirittura rintracciato e fatto dei posti di erogazione per i cosiddetti gig worker, quelli che fanno i lavori intermittenti e che non hanno il conto corrente. Quindi una banca centrale è quella che se deve mandare del denaro lo manda ai sottoscrittori di un conto corrente in banca, non che fa come la banca centrale che sorregge le banche comprando dei titoli di Stato nazionali sui mercati primario o secondario a seconda di come l'interesse. Quindi quello che l'Europa sta facendo lo sta facendo in un insieme unico al mondo. Cioè non c'è mai stato un impero che non abbia avuto una qualche costituzione, anche prima delle costituzioni, prima della seconda metà dell'Ottocento. Quindi questa è una cosa molto particolare. Oggi si governa per sentenze delle corti costituzionali. Quali sono gli strumenti che sono scelti? Una è la Next Generation Fund, cioè quello che chiamano Recovery Fund, e l'altro questo è il MES, che è EMS. European Monetary System. La cosa che colpisce è che non l'abbia detto a nessuno, ma una settimana fa, chi avesse avuto la bontà di aprire il Financial Times, in prima pagina c'era un'intervista a tutta, no, a tutta pagina, a metà pagina di Mitsotakis, primo ministro greco, che diceva: noi non chiediamo il MES. 15 giorni prima Macron, in un'intervista alle Monde e alle Figaro, aveva detto: non chiederemo mai il MES. Lo stesso la Spagna, lo stesso il Portogallo. Allora, io quello che mi chiedo è come mai paesi di questo tipo non vogliono il MES? Come mai anche la Germania non vuole il MES? Loro diranno: ma la Germania non ha bisogno, non è. No, il problema è che la Germania, loro sapranno anche molto, l'European Monetary System è stato varato il MES nel 2011. Nel 2012 la Corte Costituzionale tedesca, la famosa Corte di Karlsruhe, ha dato la sua sentenza che il MES non può essere applicato in Germania. Quindi prima tutte le misure devono passare dal Bundestag, quindi dal Parlamento. È una cosa strana, il MES è del. Come mai? Ma qui anche qui l'ignoranza di questi che parlano per televisione, soprattutto che scrivono sui giornali e che siedono in Parlamento. Ma non sanno neanche com'è il regime costituzionale tedesco. In Germania, a dire alla Corte Costituzionale, quindi la Germania non è il paese nazista, no? È uno dei paesi più democratici al mondo, solo che fa i suoi interessi di nazione, per adire alla Corte Costituzionale può farlo un semplice cittadino mandando una lettera al presidente della Corte. Noi invece dobbiamo passare da una sentenza della magistratura. Bene. Appena il MES è stato fatto, ci furono più di 200 interpellanze alla Corte Costituzionale, che venivano dagli strati sociali più diversi e soprattutto dall'industria tedesca. Perché l'industria tedesca sa che l'European Monetary System è un sistema che si applica per gli stati che sono prossimi al default
e che dato che per questo che Mitsotakis non li vuole e che per questi stati che sono prossimi si erogano dei prezzi. Non è vero che il MES è senza condizioni. Il MES ha le condizioni, l'unica ha senza condizioni perché il patto di stabilità non è stato sospeso. Non c'è stata nessuna sentenza né della Corte Costituzionale di Giustizia, della Corte di Giustizia Europea, né della Commissione Europea che dice che le condizionalità sono sospese. Il MES, questa è la cosa che non sa nessuno, non è un istituto finanziario, è un trattato internazionale che però è un ircocervo, che per quello che la gente non capisce cos'è l'Europa, perché è governata da regole complicatissime, perché mettere assieme 27 paesi con produttività del lavoro diverso, culture e religioni diverse è difficilissimo. Allora, questo MES funziona però, ha una sua regola interna, come se fosse una special purpose entity finanziaria. Cioè, come disse Tria quando smise di fare il ministro dell'economia, diede un'intervista bellissima al Sole, ma che non lesse nessuno e che il Sole quasi nascondeva, dove dice, sapete, io ero uno dei direttori del MES, ero ministro, come tutti i ministri che ne fanno parte, però per le regole interne sono tenuto a non dichiarare che cosa abbiamo deciso neppure al Parlamento della mia nazione. Per questo la Corte tedesca vietò il MES in Germania. Quindi il MES c'è una obbliga alle spese sanitarie, ma anche i soldi avuti per la spesa sanitaria, anche se non sono condizionali perché puoi farne cosa vuoi pur che le fai per la sanità, però se tu superi il tetto del, come sapete bene, del fissato da un regolamento, il famoso fiscal compact, che non ha nessun valore legale, come spiegò il grande maestro Giuseppe Guarino, inascoltato di tutti, e questo regolamento dice che se tu sei poi sottoposto alle procedure di controllo della Troica, e che ti dirà cosa devi fare sulle pensioni, cosa devi fare sulla sanità. Per questo che Mitsotakis non, per questo perché vedete, una delle conseguenze della pandemia è l'aumento del debito pubblico. La Francia si avvia ad avere, in termini assoluti e in termini percentuali, cioè moltiplicatore e numeratore, no? Perché fa lo stesso debito rispetto al fiscal compact che avrà l'Italia, la stessa cosa la Spagna, e la Germania si avvicinerà pericolosamente al 100%. Quindi tra un po' le regole di condizione che non sono state affatto, anche qui la menzogna regna sovrana. L'unico modo per sospendere il fiscal compact era applicare, ma l'ignoranza è vince. L'articolo 122 del TFUE, Trattato del funzionamento dell'Unione del 2012 di Lisbona, cosiddetto Trattato di Lisbona, che recita che in caso di eventi catastrofici tutte le regole di convenzionalità e di condizionalità sono sospese. Bene, bastava un voto, anzi una delibera della Commissione europea perché si dichiarasse la pandemia un evento catastrofico. Come mai non è stato fatto? Ma perché il gioco di potenza continua. E l'avete visto il gioco di potenza, il Recovery Fund. C'è un'intervista oggi che Gentiloni ha dato alla stampa internazionale molto intelligente, perché Gentiloni, che è un uomo per bene, dice tutto quello che può dire senza essere costretto a essere dimesso da commissario. Anche lui in condizioni di gravi difficoltà, perché come nessuno sa e nessuno ricorda, la vera novità della nomina di Ursula von der Leyen è che i commissari non hanno più il potere che avevano una volta di parlare direttamente con i direttori, ma Ursula von der Leyen si è circondata di vicepresidenti come lei che hanno un potere compulsivo sui commissari, cioè il commissario per passare al direttore e far valere deve passare per il vicepresidente, nel nostro caso è Dombrovskis. Come sapete, il falco che ha sempre visto nell'Italia il paese cicale. Gentiloni cosa dice? Dice una cosa giusta che io ho sempre anche detto. Il recovery fund ha una parte positiva. Qual è? È che si raccolgono, si fa la mutualizzazione del debito. Tutti gli stati, con una procedura complicatissima che finirà nel 2026, raccoglieranno sui mercati internazionali con la garanzia della Commissione Europea e della BCE, quindi a tassi molto favorevoli,
700 e passa miliardi, di cui una parte vanno a debito, una parte vanno. Bene, ma come dice Gentiloni, sarà possibile spenderle entro il 2021 solo il 10%. Solo il 10%, se essendo sottoposte a delle condizionalità, che è questo che a me preoccupa, che non saranno neanche più quelle scritte dalla Commissione, perché vedano, io posso essere non d'accordo su delle regole, io non sono d'accordo sul fiscal compact, però è scritto. Invece saranno le regole che a maggioranza variabile detteranno intervento per intervento i componenti e quindi il Consiglio nel suo complesso, il Consiglio europeo. E poi una cosa che nessuno dice e che finalmente Gentiloni dice, che i piani approvati, presentati dai singoli stati, noi non abbiamo presentato ancora uno, tra parentesi, dovranno avere l'approvazione di tutti i parlamenti dei 27 stati. Per questo si parla di tra raccolta e rimborso di questi prezzi, che si arriverà fino al 2026 e oltre, Gentiloni parla fino del 2050. Quindi questa massa di capitali non esiste, deve ancora essere raccolta. C'è una buona idea, che è la mutualizzazione del debito, ma loro mi insegnano che per avere una mutualizzazione del debito bisognerebbe avere un sistema fiscale unitario, l'Unione Fiscale Europea, mentre noi abbiamo i paradisi fiscali dell'Olanda e del Lussemburgo e dell'Olanda, diversità fiscali enormi. Poi cosa dovreste? Dovreste avere una Costituzione che regoli lo Stato di diritto, poi dovreste avere una banca centrale, perché dove li metti questi soldi? Invece ci sono dei regolamenti che la BCE elabora per quanti euro ogni Stato, con un sistema complicatissimo che secondo loro non deve mai creare massa monetaria M1, quella creata attraverso la stampa delle monete, che ha con degli indici algoritmici consente di tenere i prezzi sotto al 2%. Quindi vuol dire che moriremo di deflazione secolare, come scrivevano i grandi economisti come Hansen e come Minsky. Quindi questo recovery fund non risolverà assolutamente nulla, creerà, io l'ho chiamato così, sono dei soldi che dissolveranno l'Europa, perché aumenteranno la litigiosità tra i paesi, che nel Consiglio europeo rifletteranno i problemi interni e li porteranno in Europa. Perché l'Olanda ha queste posizioni? Ma lo sanno tutti, perché ha dei problemi Rutte, no? E stretto da un lato da una destra fortissima che vorrebbe uscire dall'Europa e dall'altro da un'ondata che è quella che ha vinto in Francia, cioè ecologista, verde, liberista anche. In Francia avete visto, Macron ha subito una sconfitta terribile, 60% dei francesi non ha votato e tutte le principali città sono state vinte da nuove liste ecologiste. Quindi che disgregano il panorama politico. Molte sono delle persone, ho visto la candidata che ha vinto a Marsiglia, una 63enne che da anni che lavora nel mondo dell'ecologia. Quindi pensate a Lione, la capitale della democrazia cristiana francese, Monsieur Colombe, ministro dell'interno, beniamino di Raymond Barre, maestro di Bayrou, che era stato l'alleato centrista più fedele di Macron, è stato sconfitto. E ha vinto un 45enne, un 46enne ecologista portato dai socialisti e dalle liste verdi. Quindi in Spagna non c'è una maggioranza, come sapete tutti. Il governo vive dopo aver dato 13 anni di carcere agli indipendentisti catalani, ha delle manovre risicate. Quindi io quello che temo è che questa lotta continua per strapparsi più soldi sulla base di progetti porterà a una disgregazione. Mentre noi avevamo due modi per prendere tutto quello che può arrivare senza condizionalità. Avevamo due modi da fare. Uno, abbiamo 90, chi dice 70, 78, chi dice 90 miliardi già stanziati per imprese già cantierizzate che non riusciamo a spendere per fare delle opere pubbliche infrastrutturali. Non riusciamo a farle. E questi bisognerebbe. Poi abbiamo avuto la proposta fatta dal più grande banchiere italiano, che è il professor Bazzoli, di fare un prestito a 50-100 anni, come i due prestiti che ci furono
quello per la resistenza con Soleri, quello per la ricostruzione con De Gasperi, a cui anche Togliatti nel 48, che era stato cacciato dal governo prima, Togliatti e Nenni, dissero ai loro elettori: sottoscrivete il debito, difenderete con i vostri salari le vostre aziende, con le vostre aziende e quindi i vostri salari. Quindi bisognava inventarsi qualcosa che ci mettesse al riparo da un'ondata di soldi che arriveranno solo il 10%, nel 21 quindi saranno pochi. Naturalmente in questo c'è la lotta all'interno al governo e delle manovre fatte, in questo Conte è stato abile come avvocato. Guarda un po', Gualtieri ha appena detto, è una persona che dice la verità, solo che non mi pare che appresti poi quello che bisognerebbe fare, ha detto che mancheranno 37 miliardi per avere una situazione non catastrofica nelle entrate dello Stato, anche perché le tasse agli Stati servono, non fanno piacere, soprattutto se non sono accompagnate da una politica economica giusta. Guarda un po', è la cifra che il MES darebbe ad un governo che lo chiedesse. E come vedete la spaccatura è tra i filo europeisti che rappresentano la borghesia compradora, che non vede l'ora di sottoporre il paese alle riforme che già aveva sottoposto a Monti, contro riforme, che portano all'abbassamento dei consumi interni, abbassamento delle pensioni, abbassamento dei salari, e l'altra parte che è quella dei 5 Stelle, che è nata contro un europeismo spesso sbracato, come quando De Maio stava a fianco dei Gilets Jaunes sui Champs-Élysées insultando Macron. Quindi è una situazione che non risolverà le cose, prolungherà la crisi ed è molto grave, anche perché noi potevamo uscirne, possiamo ancora uscirne bene. Abbiamo uno tra i più grandi risparmi privati al mondo nel rapporto depositi bancari, PIL, risparmio delle famiglie, PIL. La maggioranza delle famiglie hanno una casa. Naturalmente, se andiamo avanti così, questo sistema fragile, perché si regge ancora sulla ricchezza familiare delle vecchie generazioni, si sgretolerà lentamente e inesorabilmente.